Un tratto della via Rossotti, come possiamo chiaramente vedere, rimane interdetto al transito e ne parliamo con l'assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile del Comune di Alcamo, Fabio Butera. Qui è da alcuni giorni che si verifica una situazione, possiamo dirlo, di pericolo, addirittura è stato paventato il rischio che potesse crollare il campanile di questa importante chiesa, che è la chiesa del Santissimo Salvatore o Badia Grande. Esattamente che cosa si sa di questa situazione, come si sta cercando di fronteggiarla, soprattutto per quanto tempo dovrà rimanere in queste condizioni, questa importante strada? Allora, va detto che abbiamo dovuto chiudere la strada perché, diciamo, a seguito di un intervento dei vigili del fuoco è stata ipotizzata, diciamo, la pericolosità di alcune parti strutturali della chiesa. Attualmente, ovviamente, stiamo facendo un po' tutti quanti gli accertamenti e quindi ne sapremo di più nelle prossime ore.